Quindi benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Martina e oggi sono qui per fare il video tag New York Times by the Book. Questo video tag l'ho visto sul canale di Ilenia e di Matteo. Vi lascerò entrambi i loro canali giù nell'info box, ma di sicuro li conoscerete perché hanno due canali molto seguiti e se lo meritano assolutamente, perché fanno dei video stupendi e io li seguo sempre con molto piacere. E questo video tag l'ho trovato molto interessante, soprattutto perché le domande mi sono piaciute molto e le ho trovate molto originali o diverse rispetto alle solite. Quindi direi di iniziare subito con la prima domanda, che è: quale libro stai leggendo in questo momento? Al momento, anche se quando caricherò questo video penso che l'avrò ormai finito, sto leggendo HH di Banana Yoshimoto, libro che devo dire mi sta piacendo abbastanza, non quanto L'abito di piume della stessa autrice che ho già letto, ma l'ho trovato molto interessante e particolare, soprattutto la prima storia che ormai ho finito. Mi ha lasciato molto sorpresa, non mi aspettavo assolutamente di leggere qualcosa di questo tipo e mi ha piacevolmente colpito. Seconda domanda: qual è l'ultimo grande libro che hai letto? Con grande libro, a quanto ho capito, si intende il numero di pagine, cioè libro abbastanza impegnativo, e ultimamente non sto leggendo granché da questo punto di vista. Sto cercando di fare letture molto leggere o comunque brevi perché non ho abbastanza tempo e concentrazione per affrontare una lettura grande, e quindi l'ultimo libro grande che ho letto risale a giugno ed è stato Battle Royale di Kushun Takami. Di questo libro ve ne parlo praticamente sempre, ve lo metto in ogni video, l'ho amato, lo sapete, è diventato uno dei miei libri preferiti, gli ho dato 5 stelline, è un libro straordinario che racconta una storia meravigliosa ed è assolutamente da recuperare, soprattutto se avete apprezzato Hunger Games, questo è 30 volte meglio, inoltre è uscito prima perché questo libro è uscito nel 98. Ed è un libro veramente straordinario, coinvolgente, incredibilmente forte ed emotivamente disturbante. Tutte le categorie che, insomma, ha tutti gli elementi che, per quanto mi riguardano, lo rendono un libro meraviglioso. Terza domanda: se potessi incontrare un grande autore, vivo o morto, chi sarebbe? Cosa gli chiederesti? Allora, ve l'avevo già accennato nell'ultimo unboxing che ho fatto, un autore vivo che di sicuro vorrei incontrare, Zero Calcare, fumettista italiano che ammiro tantissimo, e non è che gli vorrei chiedere qualcosa, semplicemente vorrei vedere la sua mente creare qualcosa, creare quelle storie incredibili che lui scrive, e è qualcosa di sicuro che mi lascerebbe senza parole. Ha una creatività incredibile, Zero Calcare, una mente secondo me brillante, e lo ammiro anche come persona, lo seguo sui social ormai da tanto tempo e incontrarlo dal vivo sarebbe veramente straordinario per quello che mi riguarda. Altri autori invece che vorrei incontrare sono Ray Bradbury e Orwell, però non per vederli creare dei loro libri, ma semplicemente per parlare delle loro opere più famose, ovvero 1984 e Fahrenheit 451, che sono due libri per me fondamentali per quello che è stato il mio percorso come lettrice, ma soprattutto mi hanno lasciato molto da riflettere e non mi hanno lasciato assolutamente indifferente. Domanda: quale libro saremmo sorpresi di trovare sugli scaffali della tua libreria? Più che sorpresi, credo che questo libro rientri nella categoria libri che non vorremmo avere ma abbiamo, e perché mi vergogno abbastanza di aver fatto questa lettura, ma allo stesso tempo ci sono abbastanza affezionata. Vi sto parlando di Heat Wave di Kitcher Castle. Allora, probabilmente tutti voi conoscerete la serie Castle, chi più chi meno. Io sono stata una gran fan del telefilm fino alla quinta stagione. So che adesso è terminata, mi manca di recuperare l'ultima perché avevo smesso di seguirlo. E quando appunto, durante le prime stagioni, io ero una fan sfegatata della serie. L'ho guardata più volte, credo di conoscere gli episodi ormai quasi a memoria, e quando ho scoperto, mi sembra dopo la seconda stagione, che avrebbero pubblicato i libri che Castle scrive all'interno della serie TV, ho deciso di recuperare almeno il primo, che è Heat Wave, con l'idea e il desiderio di recuperarli tutti. In realtà poi mi sono fermata perché è stato meglio così. Per chi non conoscesse Castle, è la storia di uno scrittore di gialli che decide in un blocco dello scrittore di seguire una detective della polizia di New York, Kate Beckett, ed ispirarsi a lei per i suoi nuovi libri. Da qui è appunto nato il primo libro Heat Wave e poi una serie che verrà più o meno nominata nel corso della serie televisiva. Questo è il libro più imbarazzante e che di sicuro credo nessuno si aspetterebbe di trovare sulla mia libreria, semplicemente perché non è nulla di che. A differenza della serie, che soprattutto le prime
Le prime due stagioni erano molto originali, i vari dei vittimi intrigavano molto, li trovavo molto belli e ben costruiti, alternando anche molto del humor nero, umorismo, insomma, trovavo che fosse una serie veramente ben fatta. Il libro è mediocre, non fraintendetemi, è stata una lettura piacevole, l'ho letto quando avevo 16 anni, se non mi ricordo male, 15-16 anni, insomma, non mi ricordo neanche più o meno com'era la storia, ma l'avevo trovata abbastanza noioso e nulla di che, insomma. È il classico libro che lo leggi o non lo leggi, non cambia niente. Poi, quinta domanda: come ordini la tua libreria? Cerco di ordinarla per casa editrice, perché credo che a livello visivo crei. Intanto sto guardando i miei libri, dicevo perché appunto a livello visivo più o meno le case editrici tendono a fare i loro volumi della stessa altezza, dello stesso formato, però cerco anche di una volta diciamo messe insieme le case editrici, che ne so ad esempio Feltrinelli o Mondadori o Einaudi, quel che è, cerco di metterle vicine in base al tema, insomma cerco di dargli un'organizzazione. In questo senso, prima casa editrice, poi autore e poi tema. È un ordine che credo di vedere solo io, perché mi piace, riesco a organizzarmi molto bene con questa distribuzione, però ecco, se dovessi fare tipo un catalogo, non riuscirei a catalogarli bene, ecco, non, questa divisione è soltanto nella mia mente. Sesta domanda, quale libro desideri leggere da sempre e non l'hai ancora fatto? Quale libro ti vergogni di non aver ancora letto? Parto dalla seconda parte della domanda. Non mi vergogno di non aver letto nessun libro, principalmente perché sono giovane e quindi ho ancora tanto tempo per leggere grandi libri, la letteratura, così come nuovi libri contemporanei che usciranno nel futuro, quindi o che sono usciti in questi anni. Ho ancora tempo per recuperarli, quindi non mi sento questa, diciamo, ansia di recuperare il più in fretta possibile determinati libri, ma soprattutto perché ognuno credo dovrebbe leggere ciò che piace, ovviamente mantenendo comunque un punto di vista critico. Per quanto riguarda invece il libro che voglio leggere da sempre e non ho ancora letto, è di sicuro Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Questa copia d'edizione è di mio padre, gliel'ho fregata, diciamo, qualche mese fa per leggerlo. Pensavo quest'estate, ma non ci sono ancora riuscita e non ho idea di quando troverò il tempo, semplicemente per il numero di pagine. È una lettura decisamente impegnativa, sia per il contenuto, sia per lo stile di Tolkien che già più o meno conosco, e sia soprattutto appunto per la grandezza di questo libro. Io conosco già la storia perché ho visto la trilogia cinematografica di Peter Jackson, però ecco, ho da sempre voluto. È da quando ho visto i film che voglio recuperare l'opera originale e prima o poi ci riuscirò, anche perché fino a che non leggerò questo libro mi sono ripromessa di non guardare né i film dell'Hobbit né di leggere l'Hobbit, quindi devo assolutamente prima o poi devo recuperare Il Signore degli Anelli e qua tra l'altro sto uscendo un fogliettino, ma insomma, di sicuro questo libro finché non lo leggerò sarà la risposta a questa domanda. Settima domanda, deludente, sopravvalutato, semplicemente brutto. Quale libro avrebbe dovuto conquistarti ma non è accaduto? Allora, per me questa domanda è difficilissima perché per fortuna, o per sfortuna, non saprei, non ho trovato un libro così orribile, perché generalmente quando un libro non mi prende non mi ha mai ispirato del tutto. Magari c'era sempre qualcosa che già all'acquisto che non mi convinceva, insomma, raramente rimango veramente delusa da un libro perché pensavo fosse straordinario. L'unica risposta che ho trovato a questa domanda però risponde soltanto al deludente, assolutamente non al sopravvalutato o al semplicemente brutto, perché non sono assolutamente persona in grado di affermare questo e non mi sento assolutamente appunto capace di poter definire questo libro sopravvalutato, non lo ritengo assolutamente sopravvalutato, secondo me solo per mio gusto personale l'ho trovato deludente e sto parlando del Piacere di D'Annunzio. Quando sono andata al liceo la figura di D'Annunzio ne sono rimasta molto affascinata, così avevo deciso per mio gusto personale di recuperare Il Piacere di D'Annunzio, cosa che poi si è rivelata una fortunata coincidenza perché è stato uno dei libri che avevo in programma per la maturità da leggere integralmente e l'avevo già letto, quindi bene, fortuna, tuttavia sfortuna allo stesso tempo perché non mi era piaciuto. Non l'avevo nemmeno finito, avevo fatto una fatica terrificante ad arrivare a metà. E mi aveva lasciato veramente quell'amaro in bocca. Mi aspettavo un libro molto più bello, molto più coinvolgente e da come anche era la storia, mi aspettavo qualcosa di più. E
c'ero rimasta molto male perché non mi era piaciuto. Adesso probabilmente dovrei provare a rileggerlo, ma non ne ho voglia. Se lo farò, probabilmente sarà tra tanti anni, perché non ho intenzione di rileggerlo al momento. Ho ancora troppo fresca la delusione di io che giro quelle pagine di un autore che mi aveva sempre affascinato anche per la sua particolarità come persona, e proprio la delusione, quindi non ce la faccio adesso a rileggerlo, ma prima o poi probabilmente lo farò. Ottava domanda: che tipo di storie ti attirano, da che generi ti tieni lontano invece? Allora, io cerco di spaziare nei generi più vari, perché cerco più che un genere, un tipo di storia, cerco un tipo di libro, ovvero un libro che racconta storie molto emozionanti, emotivamente distruttive, che proprio ti lasciano qualcosa, e soprattutto se è una storia, parla comunque di un'ingiustizia o di un qualcosa di terribile, qualcosa di ingiusto, qualcosa di crudele, è il libro che fa per me. Se si tratta di leggere di realtà distopiche, se si tratta di leggere di realtà che contemporanee ma in cui avvengono fatti orribili, se si tratta, insomma, qualsiasi cosa che possa turbarmi emotivamente. Ciò non esclude che non possa amare o leggere libri molto leggeri e più carini o più tranquilli, assolutamente no. Semplicemente sono una persona che ama il dramma e è un genere che, mi attira sempre con molto fascino. Da che genere invece mi tengo lontano? Assolutamente la lettura pura rosa. Non che abbia particolarmente un pregiudizio, anzi ho passato molto tempo della mia vita a leggere questo genere di libri. Devo avervelo già accennato in un altro taglio, mi ricordo che ve ne avevo già parlato, che ho fatto degli anni a leggere solo letteratura rosa. Più o meno tra i 15 e i 16 anni quello era il mio target di libri, erano gli unici libri che leggevo, o meglio, la maggior parte dei libri che leggevo, ma più in generale appunto leggevo quello. Non so perché ero così presa da quel tipo di letture, ma oggi come oggi è un tipo di storie che non mi attirano, non mi interessano, non mi piacciono, non lo so, sono delle letture che non mi interessano e non mi coinvolgono. Nona domanda: per puoi fare leggere un libro al presidente, quale sceglieresti? Allora, come ha detto Ilenia, penso che questa domanda sia stata fatta per e appunto le persone, gli americani, gli statunitensi, che hanno un unico presidente, perché noi abbiamo due presidenti, presidente del Consiglio e presidente della Camera, e sinceramente non mi viene in mente nulla. Ci sarebbero tantissimi libri come non ce ne sarebbe nessuno, e in un certo senso, forse un po' ingenuamente, spero che molti dei libri che io ritengo importanti loro li abbiano letti, o che abbiano comunque una base letteraria forte, molto ingenuamente, ne sono consapevole. Decima e ultima domanda: prossima lettura? Come prossima lettura, visto che ho tantissimi libri da recuperare, ho una vera e propria bara di libri sepolti nella mia stanza, non letti, mai aperti, devo assolutamente fare qualcosa. Ho deciso di prendere la mia lista di libri da leggere di Goodreads e partire da quello che ho aggiunto prima e scendere, in modo da non lasciarli non letti per ancora tanto tempo. E il primo di questa lista è La luna e il falò di Cesare Pavese. Questo libro l'ho recuperato dalla libreria di mio papà. Io gli frego sempre i libri, lui lo sa, ormai è abituato. E sono molto curiosa di leggerlo, prima perché non ho mai letto nulla di Cesare Pavese e devo assolutamente approfondire quella che è la mia conoscenza della letteratura italiana, o comunque dei libri italiani, perché mi sono resa conto che ho letto veramente pochissimo. Viene di cosa parli, so che c'entra comunque il dopoguerra, so che c'è aleggia ancora molto nel libro e la fine della seconda guerra mondiale, però non so nulla di più. Ho preso questo libro un po' alla rinfusa, soprattutto mi ispirava molto la copertina, che è appunto La notte stellata di Van Gogh, che è uno dei miei quadri preferiti, e niente, prossima lettura sarà questa. Io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, nel caso vi ricordo di lasciarmi un mi piace e commentare ovviamente qui sotto dicendomi che cosa ne pensate
E se fate questo tag, mi raccomando di linkarmelo, di farmelo sapere, che lo vado a vedere assolutamente con molto piacere. Io come sempre vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!